Buongiorno e bentornati al podcast di Una domanda al giorno toglie il concorso di torno. L'unico podcast che ti fa studiare ascoltandolo. Partiamo subito con la lezione di oggi. Prima però vi chiediamo di mettere mi piace alla nostra pagina Facebook e di condividere con i vostri contatti e soprattutto con i vostri colleghi il nostro podcast. Vi ricordiamo inoltre che potete trovarci su Spotify, Spreaker, SoundCloud, Google Podcast e infine sui vostri dispositivi Amazon Alexa pronunciando la frase Alexa apri podcast domande. Detto questo partiamo con l'argomento di oggi. Vi lasciamo solo il tempo di indossare le cuffie e prendere carta e penna qualora voleste prendere appunti. L'uso dei guanti. Punto. Durante le pratiche di assistenza diretta alle persone o alcune attività indirette, i guanti sono un necessario mezzo di prevenzione del rischio biologico e rappresentano un sistema di protezione che tutti gli operatori devono utilizzare. Tuttavia, i guanti monouso dovrebbero essere indossati solo quando necessario. I guanti monouso non sterili sono disponibili in confezioni multiple confezionati in scatole con dispenser, in taglie diverse. Le confezioni dei guanti devono essere posizionate il più vicino possibile al punto di utilizzo, idealmente in un dispenser fisso per poter prelevare i guanti nel modo più semplice possibile. In passato, il materiale utilizzato per la produzione dei guanti è stato prevalentemente il latice di gomma naturale. Ma le preoccupazioni circa la sensibilità al lattice hanno indotto le organizzazioni sanitarie ad adottare guanti di materiale diverso come il vinile. A questo proposito esistono alcune prove che il vinile può essere una barriera meno efficace del lattice, anche se tutti i guanti comportano il rischio di fallimento dell'effetto barriera. Ovviamente non visibile a occhio nudo. Da ciò la necessità di eseguire la pratica di igiene delle mani a prescindere dall'avere o meno indossato i guanti. I guanti monouso e pertanto devono essere utilizzati solo per il compito per cui sono necessari e poi rimossi e smaltiti e non possono essere né puliti né lavati e riutilizzati per un'altra attività. Con questa ultima raccomandazione vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima audio lezione di Una domanda al giorno toglie il concorso di torno. Buono studio!